Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo motovlog. In preparazione del nuovo Abruzzo Vlog stagione 2, che si svolgerà dal 28 al 29 al 30 agosto, quindi saremo in Abruzzo in quelle date lì. Tra l'altro ci sono anche alcuni di voi interessati a unirsi a questo tour. Ma bando alle ciance, il titolo del video parla di MT-09, acquistarla usata o nuova. Partiamo però dalle origini di questo video, perché è una domanda che mi è stata fatta più e più volte quando vi ho presentato la mia nuova moto. È stata: Andrea, ma come mai hai comprato adesso una MT-09 SP quando nel 2021 dovrebbe arrivare un nuovo modello? Bene, allora, per rispondere intanto a questa domanda, che è poi quello che ha dato il là al video, serve una risposta molto veloce. Semplicemente, ragazzi, avendo venduto la 07, mi serviva una moto adesso, per questa stagione. Non potevo aspettare il 2021. E poi 2021 cosa vuol dire? Che la presentano ad EICMA o comunque in quelle date del 2020 e arriva nel 2021? O che viene presentata, chissà, a giugno, ad agosto, a settembre, a ottobre, a dicembre 2021. Purtroppo, diciamo, se già questo ragionamento, per quello che mi interessa, per quello che seguo di solito, per la tecnologia spesso non regge, perché si aspetta sempre il modello dell'anno dopo. Quest'anno con l'iPhone 12 molti non hanno preso l'11, che però è un telefono performantissimo, molto di più del 10. Si finisce per aspettare sempre il modello successivo nella speranza che ci siano rivoluzioni che poi non ci sono. Già i rumor sulla nuova 09, a parte l'Euro 5, non sono così entusiasmanti. Ci potrebbe essere un quick shifter completo, ci potrebbero essere, non lo so, più mappe motore, sicuramente più elettronica, chi lo sa. Comunque non mi andava e soprattutto non potevo aspettare, motivo per cui ho preso la mia 09 SP ora, modello comunque 2018, quindi con la stessa età progettuale della 07. Comunque, spiegato il perché ho acquistato la MT-09 SP ora, fermo restando che se l'anno prossimo dovesse uscire qualcosa di particolarmente rivoluzionario, nulla mi vieterà di valutare un upgrade, quindi di vendere questa e di comprare l'altra, avendola comunque usata, però questa in quest'anno senza restare a casa, in pratica. Arriviamo alla domanda che dà titolo al video: MT-09 SP o MT-09, comprarla nuova o usata? La risposta, come spesso accade per quanto riguarda il mondo delle due ruote, è una e una sola. Dipende. Da che dipende? Dipende da tanti aspetti. In primis dal vostro budget, perché chiaramente una SP nuova usata, se avete un budget di 5.000 euro, beh, rassegnatevi un po', con quel budget lì non ce la fate. Non sono io cattivo, è il mercato che dice questo. Quindi in primis nuova usata dipende molto dal budget. Se avete un budget che ipoteticamente vi permette di coprire sia l'usato che il nuovo, 20.000 euro, ecco, una cifra con cui state tranquilli, con tutti gli optional sul nuovo e che chiaramente vi basta per l'usato, facciamo questa casistica limite. Se avete questa cifra, cosa fate? Spendete tutto e acquistate il nuovo, o conviene acquistare l'usato, magari un buon usato? La risposta resta: dipende. Mamma mia. Sì, la risposta resta dipende, perché dipende da altri fattori, non solo da quello economico. In primis vi racconto in particolare come è andata per quanto riguarda il mio acquisto, perché forse non ve ne ho mai parlato, ma io stavo, in principio, la MT-09 SP l'avevo anche trovata. Un usato anche paragonabile al nuovo al 100%, con 12.700 km, che quando sono andato a vederla erano davvero 12.700, anzi 12.680. Il proprietario aveva anche arrotondato per eccesso i chilometri, pensate un po'. E quello era chiaramente un buon usato, ci mancherebbe. Chiedeva in partenza 8.500. Io avevo proposto 7.500, aveva accettato, poi per 500 euro in più, diciamo che ha trovato qualcuno che se l'è presa 8.000 e ha fatto pure bene a venderla. Perso quell'affare, diciamo che le altre alternative usate in zona non mi convincevano e sono andato quindi sul nuovo. Questo per dirvi che non sono una persona che in particolare ha la seconda moto, perché sapete che sulla prima ero molto fissato sul nuovo, perché volevo una moto nuova, volevo fare esperienza con una moto nuova su cui ci avevo messo mano
mano solo io. Però sulla seconda stavo appunto valutando l'usato, poi ho preso di nuovo il nuovo. Diciamo che nel mio caso erano finite le MT-09 SP usate. Le ho viste tutte le altre, una chiedevano i numeri, veramente. Aveva solo 5.000 km ma volevano 9.000 euro. Ed era stata trattata molto peggio di quella con 12.700 km. Quindi anche qui ragazzi, quando acquistate una moto non valutate solo i chilometri, perché se sono chilometri fatti dal cinquantenne medio che fa turismo, sono sicuramente meglio che 5.000 km fatti dal proprietario di moto medio che ci sgasa da fermo a freddo, spara 2-3 impennate e basta così, che magari non ha mai fatto manutenzione alla catena. Insomma, io sarei stato molto più propenso, anche per un discorso economico, a prendere quella con 12.000 km e 700 piuttosto che quella con 5.000 km. Apriamo però un altro capitolo, perché mi sto dilungando già troppo, anche se credo che questo video e le mie considerazioni vi possano in parte interessare. Il nuovo ha un prezzo fisso: se la volete SP 10.399, se la volete normale 8 e qualcosa, 9.000 in sostanza. Sull'usato la forbice è molto ampia, perché chiaramente non si guardano soltanto i modelli 2017 e successivi, che sono come questa, ma anche il modello 2016, che era una via di mezzo, e poi soprattutto i modelli 2014-2015, che erano i modelli più vecchiotti ma che sono comunque ancora molto validi. E quindi non ci sono solo gli ultimi modelli, ma anche i modelli precedenti, che meritano pur sempre di essere valutati. Chiaramente cambiando i modelli cambia anche il budget relativo per acquistare questi modelli. Nella mia zona una 2014-2015, la 2016 non si vede tanto dalle mie parti usata, però una 2014-2015 ce la si può portare a casa anche con 5.000, 5.400, 5.600, 5.009 come valore, che è un prezzo insomma abbastanza ok per moto che magari hanno 10.000 km, che non sono tanti come dicevamo prima, ma su cui, se scegliete di andare su uno di questi modelli, vi ricordo, non c'è tutta l'elettronica che abbiamo qui. In particolare mi sa che la 2014 e la 2015 non hanno proprio niente di serie. C'era l'ABS opzionale, che è poi diventato di fabbrica per tutti i modelli con la 2016, che includeva anche per la prima volta il traction control, che mi pare fosse opzionale, non ricordo bene, ma che poi è diventato sulla 2017 di serie. Sulla 2017 è arrivato anche il quick shifter in salita, e le differenze praticamente terminano qui se si esclude il nuovo design e la revisione delle sospensioni, che però è una prerogativa quasi totalmente esclusiva dell'SP, almeno per quanto riguarda il posteriore, ma anche l'anteriore, ecco. Però la forcella comunque era stata già migliorata, almeno sulla 2016 e sulla 2017. Come vedete, qui invadere la carreggiata altrui è uno stile di vita. Oh, it pulls hard, man! Come andava l'imitazione di Cycle Cruiser? Oh, this thing is crazy! My MT-09! Tornando in definitiva a quello che stanno dicendo, sicuramente a seconda del modello vi perdete un po' di elettronica, però è anche vero che se valutate l'usato, magari dell'elettronica non ve ne fate molto. Cioè, nel senso, sì, ok, utile avercela, però siete anche disposti a rinunciare. Quindi quello che vi voglio dire in sostanza è: se siete invece persone a cui l'elettronica qualcosa dice e qualcosa fa, prendete dalla 2016, cercando il modello magari anche con il TCS in su. Vi costerà ovviamente un po' di più, ma avrete l'elettronica in pratica che c'è anche su questa. E secondo me sui 6.500-6.800 dovreste riuscire a portarvela a casa una 2016. Anzi, insomma, verosimilmente anche qualcosina in meno. Sui 6.500 potreste trovare una 2017, che è a tutti gli effetti una moto come questa, identica, non cambia assolutamente nulla. Ha il quick shifter, lo stesso, sono in salita, ha la stessa forma del faro, ha le stesse o quasi grafiche che abbiamo su quelle non proprio recentissime, perché il Night Fluo, come anche quello della mia 07, è fuori produzione. Però voglio dire, una moto ancora che si vede in giro, molto moderna, e che sui 6.500 al massimo 7.000 dovreste riuscire a trovarla. Di lì in poi, con gli anni, io non vi consiglierei però di andare sull'usato, perché entrate in un territorio un po' scomodo. Cioè, dalla 2017 alla 2020 non cambia niente, ragazzi, non cambia veramente niente se non l'estetica. Quindi se siete disposti a pagare l'estetica, magari 1000 euro in più, allora ok, se volete la nuova bianca e rossa ad esempio. Però se cercate una 09, valutate la 2017, o come ho detto anche la 2016 full optional. Più in alto è un territorio un po'
particolare per l'usato, perché secondo me l'unica cosa che ha senso valutare a quel punto diventa la 09SP, perché la 09SP esce, se non ricordo male, proprio nel 2018, quindi è un modello che oggi ha 2 anni a malapena, ed è un modello uno più con un allestimento più completo che vi fa risparmiare dei belli eurozzi sulle sospensioni, e difficilmente, se non proprio da persone che se ne intendono di moto, troverete qualche utente con una MT-09 che girerà con un mono Ohlins come quello che ho sotto il sedile io. Chi sa bene cosa cerca prende la SP, così non deve spendere soldi dopo e risparmia anche un pochino. Per questo motivo vi dicevo, vi consiglio di guardare all'usato dal 2018 in poi solo se cercate la SP, perché altrimenti se non cercate la SP andate sul 2017 se volete la 09 con il faro nuovo come la mia, altrimenti se vi accontentate di avere una 09 anche un po' meno moderna nelle forme andate di 2016 a quel punto. Quindi ragazzi, per sintetizzare, MT-09, MT-09SP usata o nuova? La risposta torna a essere dipende. Vi ho detto da cosa dipende secondo me, vi ho dato qualche elemento per valutare, adesso chiaramente la scelta spetta a voi. Mi raccomando, andate in descrizione se volete delle protezioni, ragazzi, No, non sto parlando con voi che guardate il video, ma con loro. Bari, statale 16, giusto, esatto, corretto. Mettiamo il TCS su 1 perché non si sa mai sull'immissione. La tipa con la Y ci è rimasta malissimo, mi voleva superare. Va bene ragazzi, quindi è tutto, noi ci risentiamo in un prossimo video. Ciao!